Benvenuti in un nuovo video, come state? Io sono Francesca e questo è il mio canale. Il mercoledì parlo di capelli ricci e la giornata si chiama Ricciolivi. Oggi infatti è un ricciolivi, parliamo di pettinature. Adesso vi racconto tutto, ma vi devo dire la verità, io oggi ho bisogno del vostro sostegno. Commentate questo video, mettete mi piace perché raga, è successa una cosa bruttissima. Stavo editando questo ricciolivi stamattina e mi sono accorta che era completamente muto. Ho pensato, vabbè, a questo punto lo metto lo stesso e faccio un voice over. Però come sempre parlo tanto, gesticolo, quindi non avrebbe avuto senso, quindi ho detto vabbè, lo rigiro. Eccomi a rifare un video che ho fatto ieri sera. Si parla di scrunchies, sono scrunchies che mi sono stati inviati, regalati da Elisa di Pungolo, vi metto la sua pagina qua sotto nell'info box, sono bellissimi, fatti da lei, adesso li prendo, scusate, eccomi, e ne ho scelti tre. Ho scelto io il colore e il motivo. Non ho mai avuto scrunchies così grandi. Ieri sera dovevo uscire, avevo i capelli tutti... In realtà erano meglio di oggi, erano molto meglio. Stamattina giustamente sono peggio, non ho fatto refresh né niente e come vedete sono un po' crespi. Ieri erano un pochino più boccolosi, però sempre un pochino crespi. Era il giorno dopo il lavaggio, senza aver fatto refresh. E avevo pensato di fare una pettinatura con lo scrunchies. Ho detto ok, dai, giriamo il ricciolivi, così inventiamo qualche pettinatura. Provo questi scrunchies molto grandi, io ho sempre avuto gli scrunchies piccolini. Vi faccio vedere meglio questi. Questo è uno scrunchies, vedete, è gigante, super bello questo animalier, morbidissimo. Tra l'altro se dovete comprare scrunchies io vi consiglio sempre quelli, ma in generale non solo per gli scrunchies, anche qualsiasi altro tipo di elastico liscio, con un tessuto liscio, così non va a increspare il capello. Ad esempio, non so se avete gli scrunchies in velluto, sono molto carini da vedere, però increspano il capello riccio, perché ovviamente fanno più attrito sul capello. Se dovete acquistare degli scrunchies, ricordatevi, scrunchies sempre lisci o di seta, ancora meglio se sono di seta, o sintetici, ma così belli morbidi, belli, belli lisci. E niente, quindi vi dicevo, questi scrunchies sono strabelli, sono grossi e ho pensato di fare qualche pettinatura, ma proprio random, cioè fatti, ok dai, boh, prendo gli scrunchies, accendo la videocamera e faccio pettinature a caso, perché ne devo scegliere uno per uscire. E farò la stessa cosa, anche se non devo uscire, non devo andare da nessuna parte, se non editare questo ricciolivi per poi metterlo. Se lo vedrete un po' più tardi rispetto al solito, di solito metto i video per le 2-3 massimo, ecco, sapete il motivo. Inizierai dallo scrunchies animalier. Come vedete, appunto, come dicevo, capelli così, senza una grandissima forma, e ho pensato a pettinature un po' salvavita, da fare tutti i giorni, da fare quando non abbiamo tempo, magari non abbiamo neanche specchio, perché io ad esempio adesso mi sto guardando solo con il monitor della videocamera, non ho nessun altro tipo di specchio, e mi direte tra pochissimo, beh, fra, si vede, hai fatto delle pettinature veramente di cacca. Però questo è per dirvi, se avete uno specchietto, meglio. Prima pettinatura, se possiamo chiamarla così, ma prima roba facile che si può fare con gli scrunchies, è semplicemente un mezzo raccolto. Quindi andiamo a raccogliere questi e li portiamo su in questo modo. Ok, avevo pensato di fare questa pettinatura, secondo me è molto carina. Ci poteva stare, secondo me è ancora più bella, tipo portata un po' più avanti, un po' più, sì, divertente. Mi fa ridere che qua ho una luce che crea questo ciuffo super rosso. Se mi metto così non c'è, ce n'è meno, così invece è tipo rossissimo ed è riflesso il sole. E questa è la prima pettinatura che, sì, in realtà si poteva fare con uno scrunchies, che dite? Poi, altra pettinatura che volevo provare a fare con lo scrunchies grosso è semplicemente uno chignon. Mi direte, ma Fra, ma questo video è assolutamente inutile? Sono cose che sappiamo fare benissimo, ecco, però io non le ho mai fatte con lo scrunchies, quindi volevo provare insieme a voi a fare tutte queste pettinature facili, anzi anche troppo facili, con qualcosa di diverso, qualcosa di un po' più over rispetto al classico elastico. Io, come sapete, uso sempre l'Invisibubble,
questo chignon classico, molto carino, secondo me è bello anche se si lasciano delle choc un po' più ricce qua, qua, così, però anche più ordinato non è male. Questo forse è lo scrunchies che mi piace di più, questo verde, credo sia nella mia palette, credo di essere primavera se non erro, o autunno, oh mamma c'è un vuoto, forse sono autunno, sì sono autunno deep, non sono primavera, oddio ultimamente sto continuando a dire che sono primavera deep, vabbè, forse sono autunno deep e dovrebbe essere in palette questo colore, molto bello. E questo è uno chignon un pochino più alto, sì, secondo me ci sta, è molto carino. Oppure volendo si potrebbe fare anche uno chignon più basso. Che cosa ne pensate? Proviamo a farlo. E poi così. Media altezza questa, quindi niente di che. Proviamo a farlo un pochino più basso. Poi arriveranno anche le pettinature un po' più ricercate, eh. Bellissimo, questo mi piace particolarmente, lo trovo molto molto carino così, più basso, un po' più, meno evidente, un po' più classico da giorno, mi piace tantissimo così, più basso lo chignon, forse dovrebbe essere un po' più dritto perché da una parte si vede meno, però super 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 carino lo chignon basso con lo scrunchies grande. Poi avevo pensato anche ad altre pettinature, questa è una pettinatura che a me piace tantissimo, fa sempre parte dello chignon alto, scusate prendo il busy bubble perché qua serve, se avete delle forcine è anche meglio, ma mi fa ridere perché sto parlando come se fosse un tutorial quando in realtà sono semplicemente pettinature che servono a me per provare gli scrunchies, quindi cioè boh vabbè, però sì, dico nella mia testa, fra se provi a rifare questa pettinatura dovresti avere anche tante forcine per fermare tutto. Allora cosa facciamo? Facciamo un doppio giro qui, così, vedete qualcosa? Spero di sì. Fermiamo una sorta di frangia, ieri era venuta molto meglio secondo me. Consiglio anche, ecco, di fermarlo qua così da creare più movimento. Dopodiché prendiamo lo scrunchies, questa volta viola, già che abbiamo utilizzato quello animalier e quello verde. Viola e lo mettiamo qui. Ba-ba-bam, ba-ba-bam. Dai, è carina. Ci sta, no? Che dite? Vi metto anche come era venuta ieri perché... come sempre vengono meglio le cose alla prima e non mai alla seconda, però vabbè. Coda classica, doppia, e poi ci mettiamo lo scrunchies in questo modo, che questa è una semplicissima coda, mi vergogno anche a farvela vedere perché non c'è niente di innovativo in questo, però vabbè, può essere sempre utile. A me piace un sacco la coda con lo scrunchie, secondo me è una coda un po' più elegante della classica coda con l'invisi bubble. Possiamo fare una cosa un po' più innovativa prendendo lo scrunchies, chiudendolo così, se avete i capelli più lunghi ancora meglio, e facciamo una coda bloccata in questo modo, legato per così, ta-da-dan. È una sorta di chignon fatto proprio alla cavolo. Avrei usato un altro termine, ma non mi sembra il caso. È volgare il termine che avrei usato, quindi... no, parole del gatto, come direbbe la mia insegnante italiano delle medie. E questo è lo chignon un po' casuale, allegria, perché il riccio, ecco, viene ripreso da questa parte, si crea una bella, un bel movimento qua sotto, quindi secondo me ci sta. Magari queste pettinature ci stanno tantissimo, sia senza nessun tipo di riga, sia con la riga e magari, ecco... più ordinato, quasi pettinato qua. Sono le classiche pettinature salvavita quando non si sa cosa fare, si ha pochissimo tempo, quindi oh mamma come faccio? Ok, prendo un elastico e invento qualcosa. Coda alta con lo scrunchies, facciamo due giri, anzi tre. Molto largo l'invisi bubble, io vi consiglio quando si allarga tanto o di fare la doccia insieme a lui se fate docce molto calde, oppure di utilizzare il phon, di scaldarlo, poi diventa di nuovo più piccolo, prende di nuovo forma. Non piccolo come quando si acquista, però effettivamente recupera un pochino elasticità. Si può prendere anche l'estremità, si può andare
a rigirare nell'elastico e a fermarlo in questo modo. Poi si prende l'altro elastico e ta-da-da. 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 E queste erano le stupidissime pettinature che abbiamo fatto oggi insieme agli scrunchies. Fatemi sapere quale pettinatura vi è piaciuta di più. Come vi ho detto, sono cose super easy, super facili. Ieri avevo fatto anche qualcosa in più, ma ora non me la ricordo. Mi dispiace tantissimo, cavolo, di questo video andato perso. Ho bisogno del vostro sostegno, raga. Commentatemi qua sotto con l'emoji di una pianta, se siete arrivati fino a qua e volete sostenere questo ricciolettì. E mettete anche mi piace, seguitemi anche su Instagram, mi trovate come Fra Low. Io vi abbraccio, ci vediamo molto molto presto con un nuovo video. Ciao!